Allora, amici di Ciao Como, alla vigilia di questa partita importante, direi fondamentale per il Como, c'è Gigi Asnaghi, che è il preparatore atletico. E allora io direi che andiamo a farci spiegare, a far spiegare agli ascoltatori e ai lettori come è la squadra. Gigi, come siamo messi? Bene? Tutto a posto? Ho visto che l'ultima di campionato c'è il solito calo, no? No, allora, l'ultima di campionato è vero, nel secondo tempo c'è stato il solito calo, però bisogna essere presenti in settimana per capire certe situazioni. Effettivamente, visto che tu ci lavori, allora spiegacelo, esatto, tu, dai. Effettivamente alcuni giocatori nel secondo tempo hanno avuto un modesto calo, però erano anche, guarda caso, i giocatori che durante la settimana avevano lavorato con minore intensità per acciacchi diversi. Direi che proprio domenica si è verificato l'esempio di come la continuità del lavoro garantisce una certa tenuta fisica. I giocatori che hanno avuto più problemi, ripeto, modesti secondo me nel caso di domenica, erano i giocatori che venivano da una o più settimane piuttosto travagliate dal punto di vista fisico. Altri che invece avevano sempre lavorato con continuità, pur non giocando da tanto tempo, esempio più evidente quello di Giampà, hanno retto benissimo i 90 minuti. Ma come sta la squadra? Ecco, quest'altra domanda. Secondo me è pronta per una partita importante come quella di Carpi? Sì, dal punto di vista fisico siamo abbastanza pronti, soprattutto perché dall'inizio dell'anno e fino adesso, nell'ultima parte, nell'ultimo periodo, pur modificando i carichi di lavoro, ovviamente non abbiamo mai smesso di lavorare con intensità, e questo secondo me è importante, potrebbe essere importante. A prescindere dal fatto che non dobbiamo mai dimenticarci che la componente fisica è una sola delle componenti, poi ci sono delle variabili durante la stessa partita che modificano clamorosamente gli eventi della partita. Un episodio condiziona troppo lo svolgimento della partita. Certo, avere delle buone gambe è un prerequisito importante, direi magari fondamentale nell'ultima parte della stagione. Quello che si sente dire spesso, ma lo si dice a volte forse anche con superficialità, Gigi, che quando arriva la stagione è un po' calda, tra virgolette, maggio, ecco, magari la squadra accusa un po' il problema. È vera sta cosa? No, è proprio, secondo me è proprio un errore fisiologico clamoroso. Ecco. Si dovrebbe lavorare allo stesso modo, magari in modo diverso, ma non, assolutamente non diminuire il carico di lavoro. Perfetto, grazie della cortesia, Gigi.